Buongiorno a tutti, lunedì 25 febbraio 2019, questa è una nuova puntata di GR Review. Come tutti i lunedì, eccoci ancora qui nella redazione di Gazzetta Regionale per poter parlare di quello che è accaduto nell'ultimo weekend calcistico dilettante e non solo, e non sono solo perché con me c'è il direttore di Gazzetta Regionale, Diego Cavaliere. Ciao Diego. Buongiorno a tutti, intanto cominciamo a dire che finalmente abbiamo trovato un orario, sì. Da questo lunedì tutti i lunedì alle 12. Non potete sbagliare, tipo la prova del cuoco, ci trovate alle ore 12. Assolutamente. Siamo un pochettino più carini, ma meno bravi a fare delle cose, dei piatti, dei manicaretti, ma siamo bravi a raccontarvi quello che è successo nel calcio regionale e non solo nell'ultimo fine settimana. Volevamo farlo insieme al nostro social media strategist, che però non è con noi, o meglio, è con noi in collegamento telefonico, Valerio De Epifanio. Ciao! Ciao ragazzi, come state? Io voglio sapere come state, ma dove sei tu che sei scappato via mezz'ora fa di corso senza dire niente e abbiamo dovuto mettere alla regia Riccardo Manai, non hai detto niente a nessuno. Stavo cercando una cosa, una novità della top 5, però ragazzi, ma non siete in diretta, vero? Siamo assolutamente in diretta. Dovresti saperlo, visto anche che social c'è i curi te e alle 12 parte. L'hai deciso te. Più. Esatto, quindi... Che cosa dobbiamo fare? Scusa, allora corro. Dai. Intanto noi prendiamo tempo e presentiamo chi è al di là, insomma, del vetro, chi si occupa della regia. Quindi Riccardo Manai, che salutiamo. Ciao Riccardo, puoi salutare? Puoi anche dire ciao? Puoi dire ciao. Ciao ragazzi. Ha anche una bella voce, naturalmente c'è il nostro Gabriele Piastra che fa da coordinamento di redazione. Allora possiamo subito passare anche il giornale al nostro Riccardo, perché magari potremmo commentare. È stato un grande weekend, un calcio meraviglioso in eccellenza, ha vinto 4-1 il derby con l'Arce, ma non solo dilettanti, anche settore giovanile, l'Under 17 è un weekend tutto da vivere. Comprate Gazzetta Regionale, correte in edicolo oppure acquistatela sulla nostra piattaforma Press Reader, perché questa settimana è successo davvero di tutto, anche in promozione la vittoria del Palestrina a Tivoli, e la Lazio Primavera che ritorna al secondo posto, l'impresa del Frosinone Under 16 nazionale, insomma è successo di tutto di più, e l'intervista a Gimmi Maini del nostro Gabriele Ziantoni. Sapete che ogni lunedì cerchiamo di concentrarci su un vecchio personaggio, insomma, che ha calcato i campi di Serie A, sia della Roma che della Lazio, ma non solo, potremmo anche intervistare dei musicisti, insomma ci stiamo riflettendo. La cosa bella che ha detto Gimmi di tutta l'intervista, esatto, io ve la voglio leggere testualmente perché non ci crederete. L'ultima domanda è stato: eccola qua. Meglio un gol alla Lazio o fare coppia con una Evelina? Gli chiede il nostro Gabriele Zeta. Che era l'unica domanda che volevo farla. Esatto. Lui sceglie il gol alla Lazio, noi non siamo d'accordo. Jimmy, ti stimiamo, l'intervista è stupenda, la ritroverete domani sul nostro sito. Ma Alessia... Io invece sono mezzo d'accordo con Jimmy, ti dico, un gol alla Lazio, magari proprio sotto curva nord, sarebbe meglio di una qualsiasi voluta bene con esatto. Una ragazza. Comunque siamo per chiamare il nostro primo ospite, è un direttore sportivo molto importante del settore giovanile, uno dei più importanti, è Fabrizio Stazzi dell'Urbetevere, che dovrebbe... già sapere della nostra telefonata. Squillare squilla. Se risponde Fabrizio. Squillare squilla. Vediamo un attimo. Ci risponde anche Fabrizio. Pronto? Fabrizio, buongiorno, ben trovato. È Gabriele Ziantoni con Diego Cavaliere, GR Review. Sei in diretta. Ciao. Buongiorno. Come stai Fabrizio? Stavo bene fino a 2 secondi fa. Finché non hai sentito Diego, pure tutti e due in coppia. Ha beccato un altro nome che hai fatto successivamente al tuo e a quello di Cavalieri, quindi è facile capire. Adesso te lo introduciamo, anche un jingle nuovo, poi senti se ti piace. C'è con noi naturalmente il nostro Simone Scivetta che parla con Fabrizio Stazzi. Io penso, Fabrizio, che Simone ha fatto questa trasmissione solamente per questo momento. Non vedeva l'ora di... Sì. Che diligenza. Mi ha chiamato in causa in un paio di trasmissioni, mi hanno detto, quindi voglio dire... Allora, io dico soltanto una cosa. Si può mettere seduto comunque? Un attimo, lo devo dire in piedi. Ah, ok, dillo. Sognavo... Amore e odio con Simone, quindi voglio dire. Amore. Sognavo questo momento da anni. Fabrizio, sono cavoli tuoi. Allora Fabrizio, intanto, ciao a tutti ragazzi. Prima di tutti commentiamo con te la stagione dell'Urbetevere, che si conferma come una delle leader del settore giovanile
dilettantistico, né giovanissimi un punto di riferimento. Insomma, cos'è che sta andando e cosa sta andando meno bene in questa stagione? Ma io credo che stia andando rispetto alle aspettative, insomma, credo che siamo in corsa in tutti i campionati, e chiaramente riferimento al settore giovanile, juniores e prima squadra è un tra virgolette una situazione a parte. Proprio quanto riguarda il settore giovanile siamo in corsa con tutte le squadre e quindi stiamo bene e abbiamo avuto qualche incidente di percorso, ma quello ci sta, però insomma credo che poi l'ultima giornata ha sancito quantomeno ha consolidato alcune nostre aspettative, e diciamo che su altre dobbiamo un po' stringere un po' i denti, dobbiamo un attimo lottare, ma credo che poi l'obiettivo di raggiungere con tutte le squadre le finali al momento è quello che ci siamo prefissati all'inizio stagione, quindi ci siamo, lotteremo fino alla fine, poi sarà soltanto il campo. Fabrizio, vabbè, diciamo che la domanda per rompere il ghiaccio l'abbiamo fatta, ragazzi. Adesso è il momento, tu sai. Aspetta, vorrei fare prima, Gabriele, prima sei sicuro? Il nostro gioco, perché non, come non sai, fare questa è una special edition del gioco della torre. Prima però, caro Fabrizio, ti vorrei fare una domanda. Come sai, febbraio, marzo, un po' il periodo in cui parte la musica e inizia il dancer dei direttori sportivi. Dancer. Come il dancer. Il valzer, scusate, dei direttori sportivi. Vabbè ragazzi, si può anche senti, a parte gli scherzi, anche il Walter se vogliamo che ne pensi insomma di questi cambiamenti, sai, accademia, che mi dici, Savio? Credo che la prima, quella che riguarda credo Attilio Terzi, sia un discorso di proposta, no? E opportunità per Attilio, che sicuramente voleva anche avere dei stimoli diversi, insomma, perché per andare via dal mondo dell'accademia, che insomma lui ha costruito, ha organizzato, esatto, e ha lanciato, credo che l'avrà fatto soltanto per un motivo di opportunità, certo, di crescita e di mettersi in gioco, perché poi alla fine credo che siano le cose che poi spingono una persona a cercare nuove avventure, nuovi stimoli. Ok, per quanto riguarda il discorso, io so che quello che mi fa più gola, non mi vedo in faccia, ma mi immagino la faccia di quel bastardo di Scibetta che avete visto. Scusa, in che senso? Detto questo, no, affettuoso, mi chiamano così sempre, ma tutti così mi chiamano, ti chiamano. Sì, sempre per amore e odio, dico questo. Beh, tu solo amore, solo amore. Io credo che lì, a dire che mi hanno anche chiamato in causa da più parti, che mi vedevano come, insomma, non dico artefice, ma da regista in questa situazione, ma credetemi, proprio non c'entra assolutamente nulla. L'unica cosa che ho fatto qualche tempo fa insieme al presidente Fiorentini è concordare l'entrata a stadio di Gonini e di Davide Capogrossi. Poi i motivi per cui poi questa cosa non è andata a buon fine o hanno cambiato idea nel corso, lo sanno loro, credo che ve l'hanno già detto nelle interviste. Okay. Mi sembra strano che però due persone lasciano il Savio con tutto il rispetto per andare all'Accademia. Deve essere successo qualche cosa, perché altrimenti credo, io sono stato 7 anni al Savio, sono stato benissimo. Ce lo ricordiamo bene, Fabrizio. Poi sarà Simone direttamente ad approfondire questo tipo di questione. Come scappi? Tu sai che, riprendo il mio ruolo da conduttore, tu sai che quando c'è Simone Scibetta c'è il famoso gioco della torre. Ah, esatto, già... scusate se vi interrompo, sì. C'è Pasqualino Di Natale che invita il nostro Gabriele Zantoni a pettinarsi. Vabbè. Simone invece sta bene così. Pasqualino, io mi dici parlo. Se la riga la vuoi a destra o a sinistra, così te la, o in mezzo, così te la faccio precisamente. Io l'avevo detto, tipo.
mettermi in mezzo, però poi continuare. Mi ci piace. No, perché dopo ti spiego per quale motivo. Allora, c'è il gioco della torre, caro Fabrizio. Rispondiamo rapidamente, facciamo anche un commento. Parte Scibe, vai. Sei pronto, Fabri? Allora, sblocchiamoci un attimo. Conte o Allegri? Conte. Ah. Butti giù Conte. Perché? Veloce? Io sono juventino, non so se lo sapete. No, ma c'è! Ma non eri romanista! No, è Fabrizio Stazzi, lo diciamo romanista. Tutti... Ah, no? Siamo... No, no, lo sappiamo bene, Fabrizio, lo sappiamo perché, bene. Perché butti giù Conte? Okay. No, no. Perché butti giù Conte? Perché secondo me Allegri è molto, molto più bravo sia nella gestione dello spogliatoio che sia... Non me lo aspettavo, Fabrizio. Meno anche bene. Perché... Fare quello che ha fatto Allegri dopo anni di vittorie di Conte, riuscire a motivare un gruppo... E credo che sia già un merito. Poi io non condivido le critiche su Allegri per il fatto di anche del dopo Madrid, che secondo me è una squadra buona, ma non è una squadra da Coppa dei Campioni. Vabbè, quindi non credi alla remontata, Fabrizio? No. Ma spero anche che non avvenga, perché così la società si mette in testa di prendere i giocatori. Questo Ronaldo. Vabbè, lasciamo, si mette i giocatori. Vai, Ronaldo non è. Ma ci avete 200 squadre, manco una. Vabbè, lasciamo. Ma non li dica perché finisce sempre così. Perché chi ha detto Spalletti? No, scende Nicola, io te lo dico, finisce male. Allora andiamo avanti. Barba o Rubinacci, Fabrizio? Qui si tocca il cuore, Fabri. È stato cattivo, sì. Aia. Pronto? Nessuno dei due. No, dai, non vale come risposta. No. Non vale. Puoi fare 0-0. Perché siamo solo alla seconda. Diciamo che una te la concediamo, però. No, ma qui non posso proprio. Cioè. Ciao. Vabbè, allora ti concedo solo questo no comment. Dai. Questa è la deroga, avanti. Vai. Testa o Di Bisceglie? Grazie. Massimo Testa o Antonio Di Bisceglie? Chi butti giù? Guarda, io so che voi vi aspettate Massimo Testa. Io Massimo Testa ho avuto un paio di incontri quest'estate che sono stati molto 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 piacevoli. Ma per andare al Tour di Quinto? Come Testa dovrei dire lui. Antonio Di Bisceglie ormai è, diciamo che si è un po' messo in disparte, no? Quindi per simpatia mi tengo Massimo Testa, visto che ancora e quindi buttiamo giù Di Bisceglie. Fantastico, avanti. Allora, penultima domanda: Miccio o Maffei? Ah, questa è cattivissima. Guardate, allora dopo l'ultima torre che avete fatto, che mi ha riguardato e tutto quanto, io Alessandro l'ho sentito anche purtroppo per una situazione non piacevole che non riguarda lui, ma riguarda un amico in comune. E Alessandro, voi non so se lo sapete, insomma, Alessandro con me ha lavorato in più di un'occasione. No? Io diciamo che gli ho dato sempre una opportunità, e perché credo che sia uno degli allenatori più preparati nel settore giovanile, e ha dei difetti caratteriali e tutto quanto. Ma questo non è. Io poi non inizio mai l'amicizia con chi salvi Fabrizio? Con calcio, con i rapporti. Dai, chi buttiamo giù? Dimmi, scusa, no. Chi buttiamo giù tra Miccio e Maffei? Io butterei Cibetta. No, io mi sento di essere d'accordo. Non ci sono io nella prima. Vai, metti scrivi scibetta. Ultimo dualismo. Okay. Sei pronto? Questa è la decisiva, la più importante. Rapone o Fiorentini? Vai. Madonna. Aia. E la nostra amicizia probabilmente sono quelle qui. Butta giù Rapone. Senza pene sulla lingua. Come mai? Come mai? Ma perché Paolo Fiorentini per me è stato un secondo padre, poi a secondo dei periodi della vita ogni tanto diventa intrattabile, ma lui è così, io credo che lo conosco, siamo in due o tre persone a conoscerlo veramente veramente bene, ma però io con tutto quello che poi può succedere durante un anno, durante un periodo, durante una stagione, però io ho detto e ripeto, per me il calcio è una cosa, l'amicizia è un'altra, l'affetto è un'altra ancora, e quindi io con Fiorentino ho un rapporto
proprio da padre e figlio, e quindi questo nessuno me lo toglie, nessuno permetto di metterlo in gioco. Alberto è una persona con cui ho lavorato e lo rispetto tantissimo, però se devo buttare giù qualcuno non mi vado a mandarti ancora a me già buttato bianco, giù tanto, dai. Per quanto riguarda l'affetto sicuramente tengo Fiorentini, e a livello lavorativo sono due grandi presidenti, mi hanno dato tutte e due l'opportunità di crescere. Perfetto. Fabrizio, grazie mille. Grazie mille, in bocca al lupo per il futuro. Per questo finale di stagione, soprattutto per questo rapporto che hai con Scibe, e capiamo. Esatto, in bocca al lupo anche per il rapporto. Io non so come fai a sopportarlo, Fabrizio. Grazie della comprensione. Ma sono amore. Durante la settimana, quindi lo faccio bene alle persone. Meglio quello che con qualcun altro, Ah, sono tutti. Grazie mille, Fabrizio. Ciao, Fabrizio. Di essere stato un bevere. Il nostro se ne va. Anche finisce sempre. Però Scibe, guarda, ti devo dire una cosa. Le altre volte sei venuto e hai portato un cadeau. Questa volta non hai portato niente. Già alla terza volta siamo arrivati alla routine, ci stiamo per lasciare. Chiedo umilmente scusa. È tornato il Dex. Vieni, Vale. Vediamo dove è stato. Oh, eccoci, ragazzi. Mi sono fatto perdonare perché sono qui con Lorenzo Persichini della Vista Artea. Ciao, Lorenzo. Benvenuto. Lorenzo, ciao. Vieni in mezzo, mettiti in mezzo a noi. Scibetta, lo salutiamo. Lorenzo. Mettiamo il Deps. Eccolo qua. Ti faccio proprio un bel gancio, perché abbiamo parlato di Maffei. Se non sbaglio, caro Dex, Maffei era allenatore in seconda di Francesco Punzi quando Punzi era all'Alba Longa. Quindi c'è questo gancio stellare, giusto? Quindi abbiamo con noi Lorenzo, che è il vincitore del nostro sondaggio della scorsa settimana. In gol anche ieri, possiamo a una bella foto, tre gol in due partite con la maglia della Vista Artera. Allora, Lorenzo, partiamo insomma da questa stagione. Eravate partiti per salvarvi, state facendo qualcosa di più, insomma, una stagione, noi vi state togliendo anche soddisfazioni con squadre favorite per la vittoria finale. Sì, siamo molto soddisfatti fino ad ora comunque della stagione che stiamo facendo. L'obiettivo era la salvezza più tranquilla possibile, trovandoci molto vicini all'obiettivo. Mancano ancora di mercoledì, siamo molto contenti e cerchiamo di fare sempre meglio. Abbiamo l'ultima tranche con squadre importanti come Lanusei, Avellino, Latte Dolce, insomma, speriamo di metterle in difficoltà fino all'ultimo, anche se l'obiettivo arriverà prima di queste gare, cercheremo di dare comunque il massimo. Ecco, Lorenzo è sicuramente uno dei giovani più promettenti del girone, ha già segnato 9 reti in questo campionato, è un classe 99 di proprietà del Frosinone, quindi a fine stagione una tua dedica speciale appena segnato. Sì, ho dedicato il gol a mia mamma perché la settimana scorsa, avendo dei problemi, non è potuta venire a vedermi, insomma, la partita. Lei di solito viene sempre. Doppietta. Sì. È stato coraggioso perché potevi dirgli: mamma, guarda, non venite più. No, perché avevo dedicato gli altri gol, insomma, sono molto attaccata alla mia famiglia. Li avevo dedicati dunque alla mia zia e alla mia nonna, anche loro sempre presenti. Ieri, essendoci mamma, ho colto l'occasione, insomma, per una dedica speciale. Senti, il tuo rapporto col mister, visto che lui qualche anno fa era considerato un giovane prodigio, adesso è diventato una persona adulta. Sì, il mister è una persona che mi ha trasmesso molto, abbiamo comunque in questa stagione mi ha adattato a fare diversi ruoli, ho fatto sia la punta centrale, sia la mezza punta, sia l'esterno, però comunque riesce sempre a metterti nelle condizioni di fare il meglio possibile. È molto difficile sbagliare qualcosa con lui perché è una persona che cura molti dettagli, è molto dettagliato, facciamo degli allenamenti proprio anche mirati alla squadra che affrontiamo, insomma, però è un bravissimo mister, è molto preparato. Qual è il ruolo di quello che ti ha parlato, di quello che ti esprimi meglio secondo te? Onestamente li ho fatti tutti, quando ero un po' più piccolo ho fatto sempre l'esterno sinistro, che è quello che sto ricoprendo adesso, però diciamo la mia attitudine è da punta centrale, preferisco sempre fare la punta centrale, anche se comunque in questa categoria è un ruolo molto delicato. Ma trovi di esperienza. Ragazzi di esperienza, comunque
che però ti aiutano, rubi con l'occhio, perciò è... C'è un difensore che hai affrontato, che fa proprio l'allineato che sei uscito e che hai detto Madonna. Sì, diciamo con queste grandi piazze dove comunque i difensori hanno grande esperienza, vedo Latina, vedo Racing Aprilia, essendo anche io abbastanza gracile per struttura, non è che sono... fisicamente ben strutturato, però comunque reggi botta, stai lì, fa anche quello, mi hanno mandato proprio in Serie D anche per farmi le ossa, perciò è tutta esperienza, mi si mette tutto nel bagaglio. Quante reaction per Lorenzo? Quasi 300 se non sbaglio. Quindi insomma anche sui social hai ma è il secondo tra l'altro che vince nella stessa stagione, è uno dei pochi insieme a Bernardotto. Quindi ha fatto il bis. Esattamente. Senti, com'è il gruppo? Che aria si respira nello spogliatoio? Insomma, come ti stai trovando? Che poi è la cosa, le cronache sia, però... La piazza. Comunque. Esatto. No, c'è grande serenità, comunque, certo, vincere aiuta a vincere. Quando si fa bene il gruppo è sereno, si lavora bene. Non c'è mai stato un punto della stagione dove siamo stati troppo sotto pressione. Sempre per merito nostro comunque, perché i risultati sono sempre venuti, però i grandi sono veramente dei bravi ragazzi che cercano sempre di aiutarti e mai di metterti in difficoltà, perciò allora è sempre un consiglio costruttivo, per cui si lavora bene anche il mister, appunto, i dirigenti, il presidente, tutte persone squisite. C'è qualche compagno con cui è legato particolarmente, con cui è una bella amicizia? Alcuni già li conoscevo, anche soprattutto gli under, comunque facciamo più o meno tutti l'elite, perciò ci conoscevamo, sì, bene o male li avevo incontrati, però in particolare con Gioele Origlia, già lo conoscevo anche da Frosinone, eravamo stati insieme a Frosinone. Un altro talento, classe 2000, molto importante, che suona nel Certosa, un funambolo lui. Sì, no, è veramente dato una bella amicizia, ci vediamo anche molto spesso fuori, anche il mio compagno Palombi, con cui faccio la macchinata insieme, insomma, per andare al campo, però tutti bravi ragazzi comunque in generale, anche i più grandi, da Panella a Costantini, insomma. Vabbè, l'ultima, poi ti salutiamo e andiamo salutiamo avanti. Salutiamo perché abbiamo un turno in partettinale. Sì. Francesco Punzi ci ha detto di... lo teniamo qui, facciamo scrivere Scipetta, insomma, può scrivere pure assolutamente, lascia anche stare Scipetta. No, io Scipetta voglio insultare tutta la tua. Adesso stai cavalcando l'onda di Fabrizio. Ah, perché tu sei molto legato. Esatto, quindi voglio bene. No, l'ultima domanda, e poi ti salutiamo, riguarda i difetti che hai corretto in questa stagione e con i quali, insomma, non tornerai più a Frosinone. Cioè, che cosa dei tuoi difetti che avevi in precedenza arrivando ad Artena hai corretto, hai sistemato, cose che mancavano? Cosa sei cresciuto? Beh, sicuramente, appunto, ho detto questo fatto di tenere botta, perché tra la primavera e la Serie D ci sono praticamente 20 anni di differenza, perché trovi difensori con 20 anni in più e 20 anni di esperienza di calcio in più, perciò sicuramente questo fatto di, insomma, di tenere botta, di essere un po' più duro, sia nei contrasti sia fisicamente, anche un po' le pressioni, perché quest'anno mi sono trovato a giocare al Partenio da titolare, comunque com'è da punta centrale. È una piazza particolare per, particolare per un ragazzo che ha sempre giocato, diciamo, ad esempio ho fatto l'inaugurazione del Benito Stirpe davanti a 15.000 persone, però vedere diciamo 3-4.000 persone però da avversari che comunque ti mettono più pressione con i fischi, insomma, quando entri è particolare, è sicuramente bello. Però comunque anche questo fatto di cominciare a leggere le pressioni, di cominciare a vedere dei stadi, non dei campi sportivi, appunto è arricchito la mia esperienza, mi sento molto cresciuto in quest'anno di Serie D, è una cosa che consiglio a tanti ragazzi di fare un anno di Serie D per capire anche com'è il calcio vero. Sì, perché molte volte si pensa che un anno di Serie D sia quasi un anno buttato, no, c'è sempre, no, invece questa no. È la testimonianza che serve e che magari può essere, diciamo, il trampolino per farti tornare, esatto, nei professionisti dei grandi. Certo. Allora salutiamo Lorenzo, ringraziamo il nostro Dez che non so dove ti è venuto a pescare, l'aveva promesso, ve l'avevamo detto che aveva. E faccio una promessa in diretta: ogni lunedì avremo un ospite qui in trasmissione. Forse due. Ah, chi lo sa? E niente, quindi salutiamo. Grazie Lorenzo, mille, andiamo da mister. Un piacere. Francesco, salutaci Francesco. Grazie, ciao. Un piacere.
c'era già una copia del giornale, che la possiamo dare. Come no, come no. Noi andiamo avanti perché io ho mandato, voi non ci crederete, ma succede anche questo, un messaggio a Gabriele Ziantoni, che è qui vicino a me, sì, con un numero di telefono. Penso perché... l'ho ricevuto. Esattamente. Sì, eccolo qui. Ci è arrivato adesso un'ufficialità che era attesa, che era nell'aria, ma ve la vogliamo dare in diretta, vediamo sì, se sì, riesco, se la gente smette di mandare messaggi, cioè è anche persona. Il caso. Eccolo qui, abbiamo un'ufficialità? Abbiamo un'ufficialità. Vogliamo un'ufficialità. Provare? Eccolo qui, Vediamo se riusciamo a darvela in diretta con il diretto, interesse, in diretta con il diretto interessato, dire, direttamente. Vediamo un po' se squilla il telefono. Squilla, telefono squilla. Squilla. Pronto? Eccoci qui, abbiamo con noi Andrea Schettino. Ciao Andrea, Gabriele Ziantoni, Diego Cavaliere, GR Review, Gazzetta Regionale, sei in diretta. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Andrea, spieghiamo un attimo quello che andremo a affrontare. Sta nascendo un nuovo progetto, che è quello di rilanciare la Spes Montesacro. Andrea fa parte della cordata, possiamo chiamarla cordata, Andrea, che ha rilevato le quote del centro sportivo e della squadra. È giusto? Sto dicendo qualcosa di sbagliato? No, è giusto. Compagine sociale, chiamiamola così. Compagine sociale, ok. E sarai, se non sbaglio, il nuovo direttore generale di questa nuova realtà? Sì, diciamo, ci siamo organizzati con una struttura organizzativa, quindi oltre che in qualità di uno dei tre soci, diciamo che avrò l'incarico faticoso della direzione generale della parte calcio, che insomma è quella che va un pochettino rilanciata su tutti i punti. Esattamente. Ecco Andrea, puoi darci in diretta qui per i nostri spettatori di GR Review il nome del direttore sportivo? Diciamo, qualcosa era trapelato, però adesso c'è un'ufficialità, giusto? Allora, guarda, io premetto che questo progetto faticoso nasce, diciamo, da tre soci che in qualche modo hanno tutti e tre legami forti con quel quartiere, no? Esattamente. Perché, puoi raccontare tutto te. Alberto Aquinari, diciamo, giocava, no, all'aspetto Tesagro. Io e vive e ha vissuto l'infanzia in quella zona, io pure vivo tuttora lì, ho sempre, diciamo, lavorato nel calcio in società di zona. L'altro socio, diciamo, è forte sulla parte ristorazione, quindi diciamo abbiamo unito un mix di competenze, no, molto diverse l'una dall'altra, che però insieme secondo me fanno una compagine molto forte. Il tassello che mancava era a quel punto affidare la direzione sportiva della Spes Montesacro a qualcuno che parimenti avesse legame, perché questo è un po' il leitmotiv, no? Avesse un po' legame con la zona, quindi che gravitasse un pochino nella parte del quadrante nord, che avesse collaborato, diciamo, anche con altre società di zona. E alla fine abbiamo scelto una persona che io conosco, perché negli ultimi anni, diciamo, collaboravo anche con lui nell'Accademia Calcio, che è Attilio Ortelli. Quindi e, diciamo, sarà lui, ecco, okay, il nuovo direttore sportivo. Quindi perfetto. Devo dire che Attilio mi ha, diciamo, la cosa è molto positiva, perché è una sfida difficile, no? Siete consapevoli che è una società che è assolutamente una pari qualificata, quindi ci saranno importanti, diciamo, anche, no, investimenti sulla riqualificazione sia degli impianti che delle strutture, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, Ortelli si lancia in un'avventura che è, diciamo, rimettersi in gioco, perché lui aveva una realtà consolidata dove lavorava, quindi, diciamo, è da apprezzare questo. Che però Andrea, diciamo che è anche una sua peculiarità, no? Lo ha fatto a Fidene, lo ha fatto all'Accademia, di prendere una società da lanciare nel calcio che conta, e a livello giovanile naturalmente, e c'è riuscito, quindi penso che sia stato scelto anche per questa sua capacità di raggiungere risultati in tempi molto brevi. Sì, è vero, la scelta è stata sicuramente ponderata e basata anche su questi elementi che stai dicendo tu. È chiaro che poi è la risposta della persona, vedendola negli occhi, che era importante, no? Capire. E devo dire che la carica di entusiasmo, di convinzione del poter fare bene, diciamo, è stato poi l'elemento finale, no? Che ci ha convinto tutti quanti, e quindi alla fine siamo convinti di aver fatto la scelta. Senti Andrea, ti faccio un'ultima domanda in diretta, poi ti lascio alle grinfie dei nostri giornalisti, ci sarà un approfondimento, lo troverete sul nostro sito del pomeriggio. L'ultima domanda che ti faccio è l'augurio che fai ai tuoi due soci e a tutti i ragazzi che sceglieranno la Spes Montesacro. È un quartiere molto, esatto, molto, molto antico, molto radicato. Il marchio Spes è un marchio molto importante.
Tra 3 anni dove ti auguri di essere, a che punto ti auguri di essere arrivato? Guarda, io da 3 anni spero che ci sia un impianto che sia un'eccellenza nel quartiere, che quindi sia, abbia delle strutture di livello elevato, sia dal punto di vista della qualità dei servizi che offriremo, diciamo, sia di attrezzi ai giocatori, ma sia quel contorno di persone che visiteranno il circolo, perché alla fine da un calcolo, diciamo, medio, no? Un'analisi classica del mercato, bene o male, tra genitori, avversari, altri, diciamo, tecnici che operano nel calcio, eccetera, cioè c'è un volume di visitatori enorme nel corso dell'anno. E il primo obiettivo è essere in grado, ma anche prima di 3 anni, diciamo entro un paio d'anni, di dare servizi di qualità. Quello è il primo obiettivo. Poi tutto il resto, secondo me, viene di conseguenza, cioè verranno i titoli, e speriamo di riconquistare i titoli, che è una società storica, ripeto, penso che sia 1908, quindi diciamo, sì. La data in cui è stata parla da sola. Deve tornare, diciamo, a livello, diciamo, top nel Lazio, e lottarsela con 4-5 società, essere tra le prime 5, insomma, questo è l'obiettivo. D'accordo. D'accordo, Andrea, ti ringraziamo per adesso, in bocca al lupo per tutto e ci risentiamo presto. Ciao Andrea, grazie. Grazie, saluto a tutti. Grazie mille ad Andrea Schettino, salutiamo Attilio, il nuovo di S, quindi, ma lui già lo sapeva probabilmente. È partita la sigla, è già finita la trasmissione. È finita anche oggi. Sentiamola un po', anche perché ieri hanno segnato Chillè e Lauro. Esatto, io vorrei fare una cosa, Chillè e Di Lauro. Ah, Di Lauro. Chillè e Di Lauro, stavamo per proporre un titolo fuori di testa, ma ci siamo fermati, sì. Grazie al nostro direttore editoriale. Devo dire che ci ha frenato. Come sempre, esatto, Nicola, che sono anche io. Devo dire che il titolo che ho fatto sulla... Però oggi l'hai fatto arrabbiare troppo, stamattina c'è stata una discussione. Ma no, ma semplicemente perché non... Però, vabbè, Lo dicevo che la mia guernica dei titoli è stata la Lazio Sarabia di Europa League. Lazio Sarabia. Che gran mondo, anche un rigore. Te la fai arrabbiare te, ma Sarabia con te sempre. Ma qual è il problema? Allora, ragazzi, grazie mille per averci seguito. Se non l'avete fatto in diretta, avete comunque modo di rivedere la puntata attraverso il video registrato che troverete sulla pagina Facebook di Gazzetta Regionale. L'appuntamento con me, Diego, e anche purtroppo con Simone Scibetta e i nostri ospiti, invece, meno male, è rinnovato. Salutiamo i nostri ospiti, Fabrizio Stazzi, sì, Lorenzo Bersichini e per Andrea ultimo Andrea Schettino. E quindi rinnovato la settimana prossima, puntualissimi alle ore 12, mi raccomando, avremo sicuramente tante altre voci, tanti altri ospiti. Vediamo il Deps dove sarà, anche perché il Deps ormai è in giro, è già riuscito, per chi non lo sapesse, perché magari non, in realtà lo sanno tutti, però lo diciamo lo stesso. Deps sta per Valerio De Epifanio, questo è un soprannome che si è dato da solo e che noi comunque tutto sommato lo seguiamo. Ok, il Gabs e il BX vi salutano e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao ragazzi, fate i bravi. Ciao. GR Review.